5 minuti prima che la signora tornasse. Ma dovevate dirmelo? Oh. Questo tiglio ormai freddo! E che ha detto? Quello che gli ho detto poco fa era molto caldo. Oh, lui lo è sempre! Resterebbe impassibile anche davanti alla condanna a morte. Ah, è una tempra d'uomo! E poi? Nulla. Ha detto che il giudice lo ha rilasciato. Esca dal palazzo di giustizia a mezzanotte. I giudici lavorano fino a così tardi. Anche fino a molto più tardi a volte. Molto più tardi. E tu come lo sai? Sono informata. Leggo detective. Davvero? Curiosa questa. Sei proprio una strana figliola, Chiara. Oh, ma potrebbe anche sbrigarsi quell'altra! E non scordarti di far cucire la fata della pelliccia! La porterò dal pellicciaio domani. E i conti? I conti di quest'oggi? Se ne occupa Solange. So tempo! Fammeli vedere! Se ne occupa Solange. Oh, hai ragione. Oh, la testa sotto, su. Li vedrò domani. Siediti. Questo è belletto. È cenere di rose. Un vecchio rossetto che non uso più. Del resto fai bene. Sei ancora giovane. Fatti bella, figliola mia. Aggiustati un po'. Ma che combina! È mezzanotte e non la si vede ancora! Oh. I tassi sono rari. Forse è dovuto andare a cercarne uno al posteggio. Dici? Oh, non mi rendo conto del tempo. La signora dovrebbe sedersi. Vuoi scaldare il tiglio? Ma no, non ho sete. Stasera sarà champagne quello che berremo. Rimarremo fuori. Veramente un po' di tiglio. Oh, sono già troppo nervosa. Appunto. E non ci aspettate, soprattutto, tu e Solange.